L'arbitro Polichetti di Torre Annunziata fischia il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Sporting Boscoreale, fallo, punizione. Giovanissimi in azione. Il cross. Pallone fermato. No, i giovanissimi dello Sporting Cascone. Grande tiro. Rispondono molto bene i riflessi di Esposito sul tiro di Cascone, il collo pieno. Corner dalla bandierina, il numero 17 Cesarano. Il cross in area di rigore. Pallone sulla linea. Ancora corner. Cesarano batte il corner. Il destro. In area di rigore. La palla respinta. Troise. Bello il pallonetto, ottima l'intenzione del calciatore, la sfera termina però sul fondo. Esposito. Di nuovo Cascone, fallo, punizione. Cascone. Bello. Amendola. Cascone. Ancora in gioco. Scivola il calciatore. Bello. La Juve Stabia si impossessa del pallone e si lancia in avanti. Il cross di sinistro fermato sulla linea ed ecco scatta il contropiede. Cascone. Troise fuori gioco secondo l'arbitro. Ecco appunto in azione il numero 11. Pallone che viene perso. In azione di gioco il giallo-blu, il lancio. Pallone per il numero 18 che è entrato in questo momento, il cross, deviazione. Corner dalla bandierina alla Juve Stabia. Quindi è entrato il numero 18 Tosto. Juve Stabia che tenta di pareggiare il risultato. L'arbitro fa ripetere il corner. Il cross in area di rigore. Cascone. La Juve Stabia blocca il portiere, attenzione. Blocca o è gol? E rete, la Juve Stabia pareggia il risultato 1-1. Rete messa a segno dal giocatore Tosto. Lancio per Coppola. Coppola sul pallone. Atterrato Coppola, per l'arbitro è punizione, risultato fermo sull'1-1. La partita diventa molto tesa, in questo caso l'arbitro Polichetti di Torre Annunziata cerca di stabilire l'ordine in campo, punizione.
batte il numero 17 Cesarano. Il destro in area di rigore, tiro, rete, rete, lo Sporting Boscoreale raddoppia il risultato con Amendola. Eccolo le immagini che merita davvero questo gol. Quindi Sporting Boscoreale 2, Juve Stabia 1. Tanto Iaccarino in campo in sostituzione di Corrado. Coppola in gioco ancora, lo Sporting Boscoreale con Bello. Il destro, deviazione, rimessa laterale per il giallo-blu. Zaccariello, Cascone, scatta il contropiede, 2-1 per lo Sporting Boscoreale. Avanza Troise, Cascone, il lancio, pallone per Cascone, passaggio arretrato. Di nuovo in azione deviazione, rimessa laterale, deviazione, corner per la squadra di casa dello Sporting Boscoreale. Dai, dai, dai! Il cross, Cascone, la palla ancora in gioco, il tiro finale, contrasto, Cascone, Bello, tiro di Bello, bellissimo questo tiro, palla che termina sul fondo, fondo area. Intanto c'è una sostituzione sempre sulla panchina della Juve Stabia, entra il numero 14 Capuano ed esce il numero 8 Pulcino. Ancora in gioco Cascone, Cascone permette la possibilità di poter affrontare gli avversari senza nessun problema. Ancora in gioco la squadra dello Sporting Boscoreale, in azione, sfera che viene fermata. Il lancio. Di nuovo il giallo-blu con Virgilio, Bello per l'arbitro e punizione per la Juve Stabia. Batte il numero 2 Conte, il destro, pallone che termina al lato, fondo area. Batte il numero 5 Del Gaudio. Pallone in verticale, Cascone, e scatta il contropiede. Coppola, fallo, punizione. Fallo su di lui. Sul pallone
Casapano. Il cross di Casapano. Pallone che viene spazzato via. Lo Sporting Bosco Reale, pallone per Coppola. Ottima la coordinazione di Coppola, il cui sinistro termina sul fondo. È stato molto bravo ad intuire la direzione della sfera. Occhio Roberto, è tua. Esposito. Bello, bello, iniziativa lodevole, il cross in area di rigore, fermato il pallone. La triangolazione, la sfera termina fuori. Giallo blu in avanti, proseguono, sfera che viene fermata, fondo, area, batte la squadra dello Sporting Bosco Reale con Del Gaudio in azione, in lancio, pallone per Cascone, l'apertura in verticale per Amendola. Amendola, il cross, la palla attraversa tutta l'area di rigore. Ancora gli azzurri in azione, cercano l'1-2. La sfera secondo l'arbitro termina fuori, corner. Ecco le immagini dell'arbitro Polichetti di Torre Annunziata. Sporting Bosco Reale in azione. Il destro vicino al gol, Cascone, davvero un leader in area di rigore, fondo area, comunque in questa squadra ci sono molti giocatori che hanno delle doti tecniche davvero elevate e possono emergere nel calcio italiano. Nel complesso effettivamente il presidente Tafuro ha avuto la grande idea di creare diverse squadre di calcio. Tanto punizione. Punizione per il giallo blu. Tiro ribattuto. Ancora gli azzurri che avanzano. Cascone. L'apertura. Intanto esce Coppola ed entra il numero 4 Aquino. Ecco l'ingresso di Aquino, no, il numero 24, scusate, Marra. Entra in campo Marra. Col numero 24 è entrato in campo, eccolo nelle immagini, Marra. Strategie tattiche da parte del mister. Di mister Collaro. Cascone.
punta nell'area di rigore, cerca il dribbling, palla viene spazzata via. Bello. In azione di gioco. Il cross in area di rigore termina nelle braccia, poco impegnato in questo secondo tempo, il numero 1 Manzo. Il lancio Sporting Bosco Reale di nominazione. Troise, fallo a terra. L'arbitro fischia punizione, stessa arbitrale. Azzurri in azione. Il lancio oltre il centrocampo. Bello lancio in profondità. Palla fuori. Cialobru in azione, pallone che viene difeso dal numero 4 Aquino. Decco Marra in gioco, il nuovo entrato, la finta di Amendola. Cascone, Amendola, Cascone ci prova, di nuovo Bello in azione, pallone recuperato, bravo il numero 8 che arretra il passaggio, Catapano, ancora Catapano a centrocampo, Iaccarino. Che praticamente si continua a giocare. Azione la squadra dello Sporting Bosco Reale. Di nuovo in avanti Sporting Bosco Reale in vantaggio per 2-1. Il lancio Iaccarino sul pallone, il sinistro. In gioco lo Sporting Bosco Reale. Cialobru in avanti, tiro di sinistro, pallone che sfiora il palo. Ci ha provato la Juve Stabia in questo caso, ma la palla è terminata fuori. Conte lancio in profondità per Cascone. Bello svetta di testa, ancora Bello interviene. Sporting Bosco Reale pronto a tutto per poter vincere e assicurarsi questo risultato. E ancora Cascone, Cascone in gioco. La triangolazione, pallone fermato, Bello in lancio, fallo secondo l'arbitro, punizione. C'è una sostituzione sulla panchina dello Sporting Bosco Reale. Entra in campo il numero 13 Aiello. Aiello entra in campo, eccolo le immagini. Ed esce fuori il numero 11 Troise. Quindi Aiello, la nuova pedina per la squadra di casa dello Sporting Bosco Reale. In azione ancora di gioco la squadra dello Sporting. Tiro finale, attenzione, palla che termina fondo area. Fondo area, il lancio, pallone per Bello. Ancora Bello in azione. Dai, dai, dai. Sfera che termina fuori. Rimessa laterale. Batte il numero 6, Russo.
Cascone. Il lancio in profondità. Palla a terra, attenzione, la possibilità di poter triplicare il risultato. Lo Sporting Bosco Reale ce la sta impiegando tutta con Aiello. Pallone che però recupera la Juve Stabia, una partita molto combattuta. Gabriele. Pallone al numero 4, Virgilio. Bravissimo, bello. Rimessa laterale per il numero 3, Zaccariello. C'è l'avanzata di Tosto. Amendola. La finta. Sfera che termina ai limiti. Ancora Azzurri in azione, il lancio per Cascone. Ferma la palla, ancora Cascone in gioco. Il tackle. Marra, poi alla fine subentra in area di rigore. Ancora Marra, Cascone. Sporting Bosco Reale in azione, grande dribbling di Iaccarino, si porta ai limiti della rigore, il cross, Iaccarino, rete di Iaccarino, 3-1, davvero dilaga lo Sporting Bosco Reale con questo magnifico gol da mondiale di Iaccarino che mette a segno il 3-1. Ecco le immagini, Iaccarino che va a salutare sia la panchina che i suoi compagni di gioco. Un risultato dilagante per lo Sporting Bosco Reale che dilaga qui al Sporting Club Marra, 3-1 contro la Juve Stabia. Intanto c'è un'altra sostituzione, esce Bello ed entra in campo Casapano nelle immagini. Si riparte da centrocampo, gialloblu in azione. Esce Amendola. No, non esce Amendola, ancora in campo. E infatti è uscito Amendola. Ancora in gioco la squadra di casa, lo Sporting Bosco Reale in azione. Tiro finale, sfera che termina fuori. Juve Stabia in azione, tiro finale, pallone che termina fuori. Quindi al posto di Amendola è entrato appunto Aquino, c'è una sostituzione, entra in campo praticamente il portiere Bello al posto di Manzo. C'è questa sostituzione, grande Manzo, bravissimo Manzo, un grande portiere. 3-1, quindi l'arbitro l'allenatore preferisce far giocare il portiere Bello. Si riparte con un fondo aria per gli azzurri, il lancio, pallone per Cascone, ancora in gioco lo Sporting Bosco Reale. Juve Stabia in azione. Cascone in gioco. Cascone.
palla in out, rimessa laterale per gli azzurri in azione. Il cross, secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale per la Juve Stabia. Il destro, pallone in verticale. C'è stato comunque il dominio in questo secondo tempo della squadra dello Sporting Bosco Reale, che ha saputo ben gestire il risultato anche durante la fase del pareggio. Ed ecco la Juve Stabia in azione, pallone sul laterale destro, cerca di accorciare le distanze, tosto, tiro di sinistro, blocca il portiere Bello. Il lancio, Cascone, sulla sinistra, lo Sporting Bosco Reale cerca il quarto gol, il portiere però sta ben attento, Esposito che blocca. Azzurri in azione, la finta. La triangolazione, bellissima questa con Iaccarino. Aquino, ecco le immagini, la Juve Stabia cerca di incrementare la posizione di vantaggio, la sfera termina nelle mani di Bello, intanto mancano poco meno di 5 minuti alla fine della partita, Sporting Bosco Reale 3, Juve Stabia 1. Azzurri in azione, palla fuori, giallo blu in azione di gioco, il cross, intervento del numero 17 Cesarano che devia la palla fuori. Corner, sinistro, pallone ribattuto e scatta il contropiede. Grande dribbling, tiro finale, bravissimo. Questa iniziativa del numero 13, Aiello, grande iniziativa di Felice Aiello che ha effettuato in velocità una grande azione di gioco. Ancora gli azzurri in azione, Aquino scivola, la Juve Stabia fallo punizione. Mancano poco di 2 minuti e mezzo alla fine della gara. 3-1 il risultato per lo Sporting Bosco Reale. Azzurri in azione, c'è l'avanzata di Aiello, pallone per Cascone, cercano il 4-1. Aiello, bravissimo. Blocca Esposito, fondo area,
Pallone al numero 3. Scusate, Zaccariello. Pallone che termina fuori. Azzurri in azione. Spazza via il pallone il numero 6 Russo. La girata. Il cross. Bravo, bravo Bello che intercetta le intenzioni del centravanti giallo-blu. Cascone, palla a terra. Tiro finale, la Juve Stabia si fa notare di nuovo. Attenzione, il portiere Bello in extremis riesce a salvare la porta ed ecco che c'è l'azione di Aiello, molto incisivo il suo ingresso. Ecco Aiello in gioco, è bravissimo questo calciatore, recupera poi un suo compagno di gioco, l'arbitro decreta il fondo area. Mancano 30 secondi per la fine della partita, poi ci sarà il recupero. Intanto c'è una sostituzione, prende tempo lo Sporting Bosco Reale. E quindi entra il numero 2 Avino. Entra il numero 2 Avino. Fondo area. Un minuto di recupero e termina la gara. Ancora lo Sporting Bosco Reale in azione. 3-1 il risultato, un 3-1 che soddisfa in pratica tutta la dirigenza dello Sporting Bosco Reale. Cascone si libera di due giocatori. Tiro finale di Cascone. Palla nelle braccia del numero 1 Esposito. Il lancio. Pallone deviato. Rimessa laterale, Juve Stabia che si rende concreta ma l'iniziativa risulta vana. Ancora il giallo-blu in azione, fallo, l'arbitro fa continuare. Azzurri in azione, Cascone,